Rilanciare l'economia e tutelare i diritti dei cittadini. Due obiettivi ambiziosi ma possibili. Uno degli strumenti più efficaci per farlo è l'informazione. Per questo la Camera di Commercio ha scelto di contribuire alla realizzazione di un progetto tutto incentrato sulla Firenze da vivere e riscoprire. Si chiama Firenze Fuori, il telegiornale che parla solo di movida buona. L'iniziativa intanto è promossa appunto dalle categorie economiche insieme al Comune di Firenze e la Camera di Commercio come soggetto attuatore. Qual è il leitmotiv che ci ha convinti a partecipare al finanziamento di questa iniziativa? Quello di promuovere una movida sana, un modo di vivere la città in maniera sobria, in maniera corretta e che allontana appunto il fatto di chi delinque, di chi abusa dell'alcol, di chi fa cose che non sono lecite. Questa esperienza dovrebbe portare ad avere appunto la rappresentazione costante di quello che avviene in città e allo stesso tempo, avendo una camera o più camere che girano per la città, potrebbe, anzi dovrebbe anche reprimere eventualmente coloro i quali vogliono abusare della notte per delinquere o per fare dei danni. Questo è lo spirito. Tutte le sere dalle 19 a mezzanotte, 365 giorni all'anno, le telecamere di Firenze Fuori andranno a scoprire le bellezze di Firenze e tutto quello che la città ha da offrire tra eventi culturali, spettacoli e show della notte. Patrocinata dal Comune di Firenze e sostenuta dalle principali associazioni di categoria, la piattaforma online raccoglierà interviste, immagini e con i servizi realizzati contribuirà a diffondere una cultura del vivere bene in modo sano il divertimento notturno nella città più bella del mondo. Ci saranno delle riprese per tutto il centro della città, nel centro storico, nei luoghi di maggiore interesse, verranno intervistati i residenti, i turisti, i visitatori, tutti coloro che nella nostra città la sera amano uscire e divertirsi con un divertimento sano, con un divertimento anche legato all'attrazione culturale della nostra città. In molti periodi dell'anno i musei sono aperti fino a mezzanotte, quindi sarà un'occasione di ritrovo e un'occasione anche per vedere la Firenze by night, la Firenze che si vuole divertire però nel rispetto di tutti, di tutte le esigenze e quindi anche dei residenti che sono i primi fruitori del centro storico e che vivono nel nostro centro e che essendo appunto le prime sentinelle di questo potranno attraverso questo TG anche manifestare le loro opinioni e verificare con noi la buona vita che viene svolta appunto nel centro della città.